Ciao a tutti da Iote, bentornati sul canale. Questa sera proveremo la closed beta di Ghost Recon Breakpoint. Sì, proveremo questa in anteprima, vediamo un po' com'è il gioco, il gameplay è una closed beta, quindi molte cose cambieranno e andiamo subito a vedere come funziona il tutto. Tutto il team decide di ringraziare coloro che hanno partecipato e prenotato questi registrarsi, bla bla bla. Ok, ci siamo. Andiamo a vedere se si connette ai server di Ubisoft. Connessione in corso. Le opzioni verranno azzerate, i progressi rimarranno. Oh, ok, sì, perché ho giocato l'OTT. Ok, sottotitoli italiano, linguaggio solo inglese, perfetto. Va benissimo i sottotitoli, dimensione del testo. Bella questa cosa che si può cambiare il testo. Mettiamo normale, sottotitoli. Sfondo sottotitoli. Ah, ok. No, no, nessuno va benissimo. Ok, nessuno. Ah, ok, devo ricliccare. Nome del parlante va bene. Modalità daltonici. No. Ok. Regola impostazione appena visibile. Va benissimo. Diciamo che potremmo farlo più scuro. Onestamente, non so come. Forse non si regola bene. Va benissimo, non è un problema. Difficoltà regolare, ovvero modalità normale per la maggior parte dei giocatori, i nemici sono in grado di competere con i soldati elite. Ok, andiamo di standard normale. Vediamo un po' cosa ci aspetta, signori. Tempi di caricamento su un SSD, stiamo girando su un SSD, e su una GTX 1080. Un po' lunghetto, eh? Diciamo che è una closed beta, siamo al 13%, 27%. Quarantacinque, siamo in closed beta. Ok, però tempo di caricamento. Ah, ok, c'è stato il bootstrap adesso. Ok, va benissimo. Perfetto, ci siamo. Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building tomorrow. Ok, ci siamo. Personalizzazione dell'aspetto. Maschio. Ah, ok. Queste sono tutte le tipologie di faccia che abbiamo. Non mi piacciono tanto le cicatrici, cioè,
onestamente non mi piace avere i personaggi con le cicatrici. Però direi che Kami potrebbe essere quello con la faccia che mi piace un po' di più. Allora, colore gli occhi neri. Colore capelli pelato. Questi sono tutti i tipi di popolo. Ah, peluria facciale. Barbo senza barba. Vediamo se c'è il pizzetto. Col pizzetto. Eccolo qua. Poi, colori capelli. Non ce li ho. Ah, che cambia anche la barba. Scuro, marrone, scuro, marrone, scuro. Poi, questi cosa sono? Ah, questi sono i dettagli facciali. No, le cicatrici, sir. No, niente cicatrici, non ci siamo mai fatti male. Ok, inizia con questo aspetto. Attenzione, sesso e volto del personaggio non possono essere cambiati in seguito. Salva e inizia. Teniamo premuto la barra spaziatrice e andiamo avanti. Ok, ci siamo. Da notare che quei guanti ce li ho anch'io per la motocicletta, però li uso. Ok. Ispezioni i luoghi dello schianto e segui le colonne di fumo. Ok, siamo incapacitati praticamente. Zoppi chiamo, ma possiamo prendere qualcosa? Rimuovi infortunio, G. Ah, ci abbiamo le bende infinite praticamente. Forse perché siamo in closed beta? Si sta fasciando? Sì, si fascia. Ah, ok. Ah, ok, qua si vede la fasciatura, sulle braccia non si vedeva. Perfetto. Ok. Adesso siamo abbastanza fasciati. Vediamo un attimo. Tasto destro si punta. Allora, X dovrebbe essere il cambio. Se singolo shot oppure no. A, V, non so cosa sia. F è il silenziatore. Ok. Così lo bello, questa animazione qua mi piace. Ok, iniziamo. Sali. Ah, ok. Andiamo a vedere il primo schianto. C'ho il crouch. Sì, con la C, perfetto. Mimetizzazione da sdraiati. Ah. Ok, ci siamo. C di nuovo, perfetto. Questo è.
Ok, alt. Ok, questo è il crouch, il control, perfetto. C'è una casa però. Posso vedere cosa c'è nella casa? Si può entrare, vediamo un attimo. Guardiamo un attimo l'animazione delle piante che si muovono in maniera diversa perché ci sta. Questa mi piace. Ok, entriamo qui dentro, vediamo cosa c'è. Ah, ok. Perfetto, questa cosa. Ah, no, aspetta, vediamo un attimo. Si appoggia. Però poi non. Ok, vediamo. Ah, ok, adesso sì. Ok. Le prendi in automatico? Le cose? Vabbè. C'è un problema di luce. Cioè, non piove giorno quando esco fuori. È un po' più buio, vabbè, non è un problema. Siamo in closet però, eh. Ok, Ctrl C per sdraiarti, perfetto. Qua c'è qualcosa, vediamo un attimo. Nel frattempo giriamo. Ah, li prendo. Sento parlare però. Prende tutti in automatico. Non so dove sono però. Ok, l'ho beccati. We don't have enough people to search an area this big. What type of machines do they build here? Da 5 a 9. Ah, ok. Si lancia granata, fumogeno, perfetto. L'altro è lì. Vediamo se riusciamo a fare una cosa stealth. Hey, nothing to report. No survivors so far. These guys are the biggest badasses the US government has. Our defenses took them out like it was nothing. Vediamo un po' che giro fanno perché vorrei prenderli di sorpresa. Allora lui torna lì. This place. They're out here and they won't last long. Non so dove è l'altro però. Perché non abbiamo neanche un drone. Vediamo se riusciamo a vederlo dall'alto. Per qua. Mi sta sgamando. Sì, ma ok, mi ha beccato. Vabbè, non è un problema, dai. Vediamo se facciamo l'headshot. Sì, c'è l'headshot. Ce la scappiamo di qua. Me ne manca uno. Ok, trasporta, sparo sentito. Ah, attenzione, questa è bellina questa cosa. Ah, vabbè, questo è a. Ok, ah, lo trasportiamo, però possiamo ancora sparare. Bello, questa cosa qua mi piace. E poi naturalmente possiamo lanciarlo, lasciarlo. Vediamo com'è il lancia. Perfetto. Ok, loro c'hanno. Ah, ok, ce n'è uno là. Ok, perfetto. Sento sparare però. Ok, avviciniamoci con cautela questa volta e vediamo se riusciamo a fare. Allora, loro ci hanno visto. Perché c'è un televisore qua? Volevo vedere se si poteva fare un attacco a sorpresa da dietro e pugnalarlo in qualche modo. Quello è un bunker. Qui ci dà un nemico. Hey, we got a survivor. Stay alert. Qui c'è un problema di shading, vabbè, non è un problema. Questo fatto qua però che devi salire ogni volta è un po' bruttino la cosa. Ok, loro si sono rifugiati dentro il bunker. Ma se io sto in mezzo alle piante mi nascondo? Sembrerebbe di sì perché si offusca tutto. Ok. Careful, get ready to Oh, launch. beccato. No. My location. Ok. I hit him.
Ok, clear. Ok, prendiamo anche questi. Questo cos'è? Prendiamo tu, granata da protezione, perfetto. Aspetta, lascia. Forse possiamo cambiare arma? Usa la scala. Ah. Vediamo, saliamo un attimo. Con control. Ok. Vabbè, ma posso anche buttarmi, no? Sì, con lo spazio salta, perfetto, è più veloce. Ok. Ricordo che è una closed beta, eh. Quindi tutto quello che vediamo potrebbe essere cambiato o migliorato. Questo qua cos'è? Mini siringa, ok. Ho sentito un rumore. No, 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 no. Ok, qua non c'è niente. Vediamo come fa il supera. No, questo fa il sali. No, anche se questo è sali. Supera. La reazione del comando space, la barra spaziatrice è un po' lenta, eh. Ci mette un po'. Ispezione ai luoghi dello schianto, segui le colonne di fumo. Ok, ci siamo. Primo luogo da ispezionare. My soldiers. Ok, attenzione, c'è una cassetta qua. Una treasure chest. Sì. Apri. Bella lì. Ok. Subito equipaggiare questa. L per accedere alla dotazione. L, non inventario. L. Va bene. Quindi abbiamo 1, 2 armi. Poi abbiamo la pistola, quindi 3 armi. Possiamo mettere il berretto, guanti. Ok, la casa del gilet. Va bene. Le scarpe e i pantaloni, perfetto. Questo non so cosa sia. C'è anche questo. Ah, questo è il negozio. Ok, c'è il negozio, perfetto. Dove si può comprare la roba. Questo, apri la chat di testo. Ah, ok, ok, ho capito. Sono le emoticons da fare. Solami, unisce al matchmaking. Ok, va bene, quello è per la parte online. Per adesso non ci interessa. Premi 1, 3, dalla... Ah, ok, 1, 2, 3, ok. 1. Inizia... Ah, attenzione, c'è qualcosa... O ci siamo già stati lì? Non mi ricordo se qua dentro ci siamo già stati. Andiamo a dargli un'occhiata velocemente. Munizioni, va benissimo. Meglio, non c'eravamo stati. Questa cosa che prende le cose in automatico è veramente carina. Ok, iniziamo. Non so perché, ma... M mappa? Ah... ok, questa, signori, è la mappa. Purtroppo non posso zoomare più di tanto. Però... siamo nell'Oceano Pacifico. Noi siamo qua. E ci sono tutte le regioni. Ok, si possono mettere i punti. Ok... questo è il massimo zoom, questo è il zoom in e questo è il massimo zoom out. Quindi, zoom in, zoom out.
Ok. Bello il fucile. Non so se c'è qualcuno, eh. Lì c'è una treasure chest però. Non so se ci sono. Sì, c'è qualcuno. Sento le voci. Vabbè, noi apriamo questa. Oh. Quindi L. Andiamo qui e andiamo a metterci il caschetto. Che ci dà 7. Ok. Però posso dire non visualizzare il caschetto? Con chi sta parlando? Ah, sono in due. Aia. Io vorrei vedere se si può fare un attacco a sorpresa. Mi stanno venendo di qua. Just stay alert, man. I don't want to be the guy that misses a survivor and gets us in trouble. Vediamo. Ah, neutralizza, sì, si può fare. Però mentre neutralizzi quello ti spara. Ok. Bella lì. Mi piace questa cosa. A terra. Ok. Però ci sta tanto a neutralizzarlo. Ci sta un bel po'. Ah, che bella questa cosa che mette il piede. Questa finezza di mettere il piede. Sulla travetta. Sulla trave di ferro. Questa è una finezza, mi piace. Non so se è stato casuale o voluto, però mi piace. Qua chi c'è? Nessuno. Ok, ci prendiamo qua. No, non possiamo perché siamo al massimo. Perfetto, avanziamo. Naturalmente vi ricordo che questa è una closed beta e questa è una registrazione in preview, non è una review. Non mi piace tanto fare le review, onestamente. Ognuno ha i propri gusti, ognuno ha il proprio modo di giocare, ognuno vede il videogioco in base alle ai suoi gusti. Quindi fare le review, onestamente, è troppo soggettivo. Potrei dare la mia opinione, ma non fare una review. Ok. Sento rumori e parlare, quindi la cosa che mi sta piacendo invece è il fattore che tu non vedi dove sono i nemici, ma senti le voci e quindi devi capire da dove arrivano. Ok, porco Giuda, mi sono spaventato. Sono quest'albero. Pensavo fosse un nemico. Poi ti ci avvicini e li vedi nella mappa in cerchio rosso. Se facciamo troppo rumore, ci assaltano tutti. Attenzione. L. Allora. Sì, utilizziamo questo. Ah, ma non... sembra uguale. Non cambia l'aspetto. Impostazioni. Così diamo un'occhiata anche alle impostazioni. Volevo vedere se c'era la possibilità di non far vedere il caschetto. So che potrebbe essere un po' non bello per voi vedere il menu, però tutto ultra, tra l'altro. Ho fatto tutto in automatico, eh.
Ok. Ok, questa è la chat. Modalità no? Ah, ok, ho capito. Visualizzazione armi. Non so cosa sia. Dovremmo leggerlo. Notifica bottino, modulo XP, marcatori. C'è tanta roba, eh? Signori, tanta roba. Promemoria. Filtro volgarità. Ok. Ah, ok. Ok. Non l'ho visto. Magari c'è, eh? Non lo so. Non ho la più pallida idea. Forse magari c'era e l'ho saltato, come al solito. Di solito queste cose qua, dopo che lo apri di nuovo il menu una seconda volta, le vedi queste cose qua. Comunque sia, vediamo un po' di capire dove sono. Ah, eccoli là. Allora, possiamo saltarli e andare avanti per la nostra missione oppure ucciderli. Lì c'è un berretto rosso però. Allora, l'esperimento che voglio fare è questo. Marcarli intanto. E vedere se riusciamo a fare un headshot. Sì, ma lui se ne accorge. Ok. Sì. Oh, attenzione, livello 2. Vedi tutorial. Ottenere una... Vedi tutorial. Certo, lo vediamo. Ottenere nuove abilità. Albero delle abilità ti permette di specializzare i ghost. Ogni classe ha tecnica, classe e passivi specifici. Ottenere nuove abilità inizia sbloccando la tua prima classe. Ok. Allora, vediamo un attimo. Medico curativo. Questo ti cura di più un punto abilità. Poi abbiamo granate, penso, grinta, granata gas, riduzione del rinculo, resistenza ai danni, le uccisioni curano ed estendono la durata. Come le uccisioni curano? Eh? Cura e rianima i compagni di squadra alleati. Questa non è male. Fuga improvvisa, sparisci con un fumogeno. Spacca corazza. Proiettili altamente performanti con bonus a danni e velocità alla volata. E velocità alla volata. Sono stato sempre un healer negli RPG. Credo che porterò questo. Rianima più rapide. È possibile rianimare se stessi. Kit medico. Ok. Ottieni. Perfetto. Quindi... Ah, ok. Qual era la classe? Non si può zoomare? Fare zoom in, zoom out? No? Adesso abbiamo... Apri il tuo paracadute premendo... Ok. Questo cos'è? Visione notturna. Che non è male. E poi abbiamo... Usa questo tratto per attivare l'effetto. Violenza ravvicinata. Ovvero? La velocità e l'agilità mentre si mira. Ah, ci dà la mobilità... E la velocità di ricarica. Lo posso prendere? Non c'ho punto. Ah, ok, sono a zero. Perfetto, non è un problema. Torniamo a noi. Ci hanno lasciato qualcosa? Sì, i proiettili. Il fumo, il fuoco ci brucia? Ho preso un punto di abilità? Ah. Aspetta, ho preso un punto di abilità. Ah, questo ti potenzia l'esperienza. No, ma ha detto un punto abilità. Mi prende in giro. Mi trolla, questo gioco mi trolla. Va bene.
Li abbiamo fatti fuori, non è un problema, ricarichiamo l'arma. Allora, lasciamo le impronte? Sì, ci abbiamo i piedi sotto il fango. E lasciamo le impronte. Sì, sì. Ok. Vediamo un po' cosa ci aspetta. C'è l'aereo, c'è la... No, cos'è un aereo? There's gotta be somebody. Volevo provare a fare una cosa. Ah, si sporcizzola. Sì. Si butta nel fango e si sporca. Sì. Si sporca e si... Ok. Bellina questa cosa. Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Ugats. Contact, contact. Joey Weaver. Livello attrezzatura 150. Nemici di alto livello. Vedi tutorial. Allora, intanto bevo. Scusate. Allora, i nemici pericolosi hanno marcatori sopra la testa. I nemici di alto livello usano nuove armi e attrezzature per aumentare il livello, ok, della potenza successiva. Ok. Abbiamo una pistola, va bene. La cambiamo. Perfetto. Chissà cosa possiamo fare con le altre pistole. Ok, perfetto. Naturalmente... Vi ricordo che questa è sempre una closed beta, non vi ci saranno tagli in questo gameplay, nessun taglio, perché voglio portarvelo integrale. Ok, ma non posso ucciderli, vero? Ok, no, lo so che ci voglio provare anch'io, però sono sicuro che se io sparo... Secondo me uno lo possiamo fare fuori. Se non ci ammazziamo prima. Secondo me... ma no, ma quelli sono... Guardano verso di qua. Vediamo se riusciamo, eh. Magari prendiamo un po' di XP. Orco Giuda! Ok, bellissima. Perfetto, così vediamo la morte. Però l'ho ucciso. Livello 150, però... Sì, sì, ci sta. E comunque, quando prendi i proiettili... come si faceva... Ah, eccola qua. Vediamo se questo lo possiamo fare. No, questo. Ok. Quando ti sparano li senti i proiettili, eh? Cioè, è proprio la sensazione del suono e del rumore. E anche ti dà soddisfazione quando spari. Cioè, l'headshot lo senti proprio. Tu spari, senti proprio il proiettile che finisce sopra la testa del tipo. Ok, allora, noi possiamo fare così. Tipo così. Eh? Ok. Diciamo, meglio di Rambo. The First Blood. Mi ricorda. Ok. Nel frattempo carichiamo.
I just smoked a ghost, first kill of the day. Eccoli qua, io non li avevo visti. I don't know what everyone's worried about. Ok, questo. Questo dovrebbe essere congiunto. Uno. Due. La barra si riempie anche quando i suoi compagni affettano uccisione. Rianimarli. Per riempire più la barra. Eccolo lì, guarda, io l'ho visto. Ok. Qua non dovrebbero vedermi, che sono nascosto nell'erba. Ok, sono in tanti. Uno. Due. Tre. Quattro. No. Ah, è dietro la roccia, ok. Violento. Ok. Recuperiamo subito questi. E andiamo verso l'ultimo elicottero abbattuto. Però prima dell'elicottero, apriamo la cassa. Ah, sì, queste cose ci piacciono. Allora, già, questo qua dà proprio la sensazione di fucile da cecchino. Perché non me lo fa? Ah, perché non ce ne sono altri. Che è successo? Ok, è andato un attimo di defiance. Premi 2 per selezionare l'arma secondaria oppure... Ok. Sì, armo da cerchino. Ah, non zooma. Ok, pensavo che zoomasse. Sono caricato proprio tanto, eh. Ok. Cutscene. Mayday, mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 5x5, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out. Ok, abbiamo completato la prima missione. Passerà mai il treno? Sì, sta arrivando il treno. Domanda. Se sto fermo qua mi uccide? Non lo so. Però ho paura. E quindi ci spostiamo. Perché sicuramente mi uccideva. C'è una cassa alla fine. Ma il treno è sempre il treno. Citazione. Qualcuno di voi, il più vecchiotti, si ricorderanno di cosa sto parlando. Che citazione è? Occo Giuda, io non li ho visti a questi qua. Ah, però non me li tagga con il fucile da cecchino. Vediamo se li... Con questo invece li tagga? No, non li tagga... Ah, ecco, adesso sì. Onestamente vorrei uccidere... Attenzione, Jeep. Ah, bello, mi è piaciuto. Che corre... In quel modo, ok, perfetto.
Allora, abbiamo una Jeep, motociclette e una Jeep normale. Naturalmente prendiamo la moto. La prima cosa che vogliamo fare è impennare, vediamo. No, non impenna. Ah, sì, impenna. Allora, il rumore lascia un po' a desiderare, eh? La guida anche. Ma chi li aveva visti quelli là? I heard they were using this area to test something. Something big. Cioè, onestamente io non li avevo visti. I don't see anything walking away from these rats. Ma lo sapevo che si poteva prendere quella pianta. Proprio si vede proprio a... si vede proprio. Quindi ci sono le piante da raccogliere. Quindi che significa? Mi posso fare le medicine, le cure, si può craftare. Ho fatto una piroletta. Ok, abbiamo preso i crediti. Ci prendiamo le munizioni. In questa casa qua c'è un ingresso nascosto. No. Vediamo qua cosa troviamo qua dentro. Ah, proprio vuota. Ok. Gli rubiamo la Jeep. Cambia posto. Bello questo. Attenzione, ci sono tante strade. È che dei punti interrogativi sulla mappa. C'è anche una cesta lì. Beh, andiamo a prendere la cesta. Nel frattempo raccolgo piante così. Attenzione, questo è un cioè, non è una cesta normale questa. È un dono per il... qua, la divinità... Frog, rana. Però, signori, va bene tutto. Però questi panorama qua, soprattutto guardate lì. Vedete il fiume, il fumo che esce? Questo fumo qua. Quello è il fumo degli elicotteri. Qui c'è un vulcano attivo, qui c'è un vulcano spento. Mitragliere, ok, seleziona quella. Cioè, onestamente adesso vorrei dire tutto, cioè, però... Fa la sua porca figura, come si suol dire, no? Un po' come quando si vedono... gli squarci e gli sfondi di Assassin's Creed, no? È un bel vedere, Andiamo a esplorare un po' qua e vediamo un attimo che cosa ci troviamo. No! Pensavo fosse un amico. Pensavo fosse un NPC che ci potesse parlare. Invece no. Sto facendo un casino alla Madonna, ma ancora non mi beccano. Goddamn shame.
There's so much history there. Ma chi è che sta parlando? It didn't cause anybody trouble. Now, Sentinel's round enough for descendants. It's horrible. Sentinel doesn't care about anything except profit and control. Dovrebbe essere qua dentro. Sì, sì, sono qua dentro. Eccoli qua. Ma sono civili. Secondo me non devono morire questi qua. Non lo so, però adesso prima prendiamo la cesta e poi li ammazziamo eventualmente. Ah, questo è diverso, questo drop. Guanti. Guanti di plastica. Aspetta. No. Prendiamo i guanti di plastica, ci danno un livello più alto. Goddamn shame. There's so much history there. Those ancients really cared about the environment. They didn't cause anybody trouble. Smantella un'arma utile per ottenere parti. Attenzione, c'è il crafting. Ok, quindi posso smantellare le armi che non utilizzo. Come faccio? Qui posso dare... Ah, ho due punti abilità. Allora, voglio questo. Quindi adesso mi sblocca questo? Devi prima sbloccare due oggetti da un nodo connesso. Cioè praticamente due oggetti di qua. Allora voglio il paracadute, così mi posso buttare. Esatto, infatti adesso l'ha sbloccato. Andiamo a parlare con questi tizi qua. Vi uccido, eh? No, voglio parlarvi. E vediamo sto tutorial. Ok, qui ci possiamo mettere i nostri tratti. Usa questo tratto per attivare l'effetto. Ah, li ho liberati, non posso fare niente. No, non ci fa fare niente. Ma c'è un punto di informazione lì. No, che sali. Leggi. No. Qua, così, ok. Indaga. Ok, era un collezionabile. Cos'hai visto? Un gatto, un coniglio, che è? Hai fatto 7 foto, eh? Non ho capito. Cioè, lui fa queste cose qua. Ok, quindi continua all'infinito? Vabbè. C'è anche un punto interrogativo lì. Ah. Ok. Raggiungi Twin Fallen Mount, il sentiere... Ok, andiamo alla macchina. Sì, è finito la stamina. A cadere riduce l'energia. Perfetto. Ah, ma... Scusa, eh. Ma c'è una cesta qua sotto. Ah, è qua, io non l'ho aperta. Signori, no, prendiamo anche la cesta, cioè, ma siete pazzi che io lascio una cesta? Dov'è? Me la dà qua. Ma la da qui. Però io non la vedo.
meno che sotto c'è un passaggio, un bunker. Qui ci sono altre piante da raccogliere comunque. Guarda, tac, tac. Sapevo io. Pieno di piante da raccogliere. Ci siamo fatti il ruzzolone, signori, il ruzzolone. Vediamo l'effetto di quando cammina. C'è stato un attimo perché prendeva l'oggetto, va bene, però cammina abbastanza bene. Mi piace l'animazione quando cammina sul pendio che è abbastanza ripido e quindi non ce la fa. Comunque non ho capito dov'è la chest. Forse non c'è. Forse qua c'è un piccolo errore qua di texture, di terreno, non la vedo, non ci interessa, ce ne andiamo via con la nuova macchina. Non l'ho trovata. C'è anche un punto interrogativo lì, però... Forse manca qualcosa. Va bene. Posso salire di qua? Sì, strade alternative. Vai, Yota, vai. Sbanda che è un piacere questa macchina. Ok, proseguiamo. Per Twin Fall Mountain, qualcosa del genere. È un po' inguidabile ancora la macchina. C'è una macchina. Sono troppo curioso, quindi voglio vedere cosa c'è. Perché c'è un punto rosso con la macchina. Facciamo l'effetto sorpresa. È un po' distante però. Ah, il ponte. Ah. Sì, sì. Andiamo di qua. Facciamo un po' di azione, di battaglia. Vediamo un po'. Uè, abbassati. So. Shit! We don't have the numbers to search an area this big. Ok. Addio. We got hostiles in the area! No, hostiles? No. Non sono un ostaggio. È un ostile. Ah, ostile, giusto. Morto. Ritirati su. E ci prendiamo la vostra jeep, guarda. Grazie per i soldi. Grazie per tutto il pesce. Ci prendiamo l'hammer. Ce la fa a tenere sto ponte? Attenzione. Bello, mi piace. Paesaggio rende. Sì, ci sono un po' di punti interrogativi da visitare, però andiamo a vedere se riusciamo a trovare il punto della missione. C'è un'altra chest qua, pieno di chest. Questa sarà sotto il ponte. Tipo scendi di qua. Tipo vai di qua. Sì, immaginavo io. Nascondiglione. Bello, il rumore qua si sente molto con l'eco perché siamo in una grotta. L'MG addirittura. Questo qua si spara da sdraiati, eh. Non puoi portarlo in giro, è pesantissimo. Sto notando che la stamina
non è più al massimo. Vedete che c'è una piccola barretta rossa? Questo vuol dire che abbiamo bisogno di riposarci, dormire o qualcosa del genere per recuperare il tutto? Cambiamo ancora macchina. Un po' così. Per variare un po'. Ah, c'è un altro ponte. Ok, quindi andiamo sopra. C'erano tante vie per arrivare qui, eh. Curva. C'è tante... sono un sacco... ah, siamo arrivati. Signori, siamo arrivati. Che cos'è quel coso a terra? Ah, ma io lo prendo. Proteina animale 2. Ah, era un animale. Entriamo qui. Attraversa passaggio. Stop right there. Who are you? I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know? Just watch how you handle that weapon. We don't allow shooting in Erewhon. And what's Erewhon? The cave, so we call it. Get in. Ok, siamo arrivati nella cava, come la chiamano loro, caverna. Trova i sopravvissuti di Eretao, di Erewhon. Ah, però. What is this place? Non è male, negozio di Maria. Non è male come posticino, eh. Ok, altri giocatori. Are you boys all right or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? God damn. My mind's blown. Yep. And they're friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. Tangled with some troops out there who were calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? I'm just trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago overall went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, our choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Best we can tell, some kind of military takeover. Sentinel, military contractors, they put this place under martial law, using the old boot in the neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J-Skell advertised. Where can I find J-Skell? The head of Skeltech himself. Mm. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list.
For now, I see our wounded. Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. Ok. Controlla info al giocatore. Ok. Compensatore, mitragliatrice. Visualizza. Ah. Questo cos'era? Gli accessori agganciati alle armi per modificarne le statistiche. Ah. Compensatore. Ah. Sostituisci? Vabbè. Ma dove... Cioè, adesso incomincia a essere i menu quelli giganteschi che non si capiscono, va bene. Questo cosa fa? Recupera più parti quando smantelli, quindi si possono smantellare le armi. Slot tratto, usa un tratto extra per potenziare e definire meglio il tuo stile. Ah, ok. Novità. Novità, si sbloccano tutti questi, saranno i droni. Tanti richiedono tutti i punti abilità che noi non abbiamo, quindi poi lo skill tree ve lo guardate voi se deciderete di acquistare questo gioco. Nel frattempo andiamo a vedere questo. Ok. Fucili di assalto. Questi sono i progetti addirittura, quindi possiamo costruire i progetti. Tabellone, ci siamo. Poi abbiamo indagini. Sono queste cose qua che abbiamo indagato. Questa cosa è dove sono i coloni. Inizio. Scusa, che sto diventando scemo. Ah, ok. Ottieni indizio. Chiedi a Max Schulz Aaron le origini dei coloni. Ah, sono tipo le quest? Va bene. Ok. Obiettivo arma, visualizza. Vabbè. Ah, apri tabellone obiettivi. Vediamo un attimo cos'è il tabellone obiettivi. Penso che sia appunto... non c'è bisogno che lo apro. Ci posso andare. Il Pipita 67, Samuele Macchia. Ok, questi sono altri giocatori fermi. Questo è il negozio. Vedi negozio. Missioni, tutorial, sapere di più. You ready for your personal tour of Erewhon? Just don't forget to swing by the gift shop. Never. Bang, bang! Now the naval station closed down years ago. Who are these kids? The birds and the bees, Nomad. We've got three generations living on this island. If I can be blunt, I don't like you soldiers being here. It puts these kids at risk. But my old man bleeds red, white, and blue, so we'll never turn our backs on you. I can sort you out if you need any gear or supplies. You and your troops can bivouac over there. If you really get to feel froggy, you can talk to Sergeant Rowan Brown. He used to be Kiwi SAS. He likes scouting around the island for those elite troops. They call themselves wolves. Rowan likes picking fights with them. And over in our war room, we're working on our own logistics. You can usually find Mads in there. There's a Skeltic engineer, Jericho, hanging around. She's worried about something big on another island. You might need to bring some friends with you on that picnic. So like I said, we will never turn our backs on you, but you better not do anything to put this community in danger. Oh, I think you've got a hunch it's already in danger. But don't worry. I'll do my best to keep all of you safe. Let's hope it's enough.
Ok. Oh. No, non sono io. Ok, sono questi. Capo della fazione. Allora, praticamente ci ha fatto fare il giretto. E qua c'è il bivacco, che ci ha proprio detto andate nel bivacco. Infatti riposa nel bivacco. Vediamo un po'. Riposando nel bivacco. Riposa nel bivacco. Oh, ok. Animazione. Ah, ok, preparativi. Ogni volta che vai a un bivacco puoi investire del tempo in attività. Ti darà il bonus temporaneo. Passa da un bivacco a un bonus all'altro quando... Ah, ok, idratarsi mi dà il 50% di fatica. Ok, un po' come... Ok, ci sta. Mangiare. Quindi se mangio dovrei mangiare le cose che ho raccolto praticamente. Posso craftare... Tattica. Vediamo un po'. Tattica. Medico del campo. Comunque si... Secondo me si possono... Ah, infatti si possono prendere tutti. Ok. E incominci a settarti l'equipaggiamento. Perfetto. Poi abbiamo crea. Questa è nuova. Puoi usare le risorse raccolte per creare oggetti di supporto, dotazioni d'attacco o razioni. Ogni ricetta richiede oggetti da specifiche categorie di risorse. Clicca sulla ricetta per selezionarla. Ah. Quindi possiamo fare gli esplosivi. Oppure tutta quest'altra roba. Cioè, se io faccio questo, come si crafta? Ah, proprio devo selezionare tutto e mettere... Ok. Poi, queste invece, voglio fare questi, per esempio. Devo andare qui, cliccare, selezionare tipo questo. Cioè, l'esplosivo lo faccio con una pianta. Una pianta molto rara, irritabile per gli occhi. Ma l'ho craftato? E questi cosa sono? Ok, sì, facciamoli. Ma è un sistema un po'... Un po' antani, un po' laplisti. Garage, vai a Airtown per comprare un veicolo. Possiamo comprare i veicoli. Unisciti, invita i giocatori. Quindi qua possiamo unire e invitare i giocatori. Questo è il mio tratto. Bene. No, non volevo fare X. Volevo uscire da... Ah, qua. Rimuovi accampamento. Quando vuoi andare? Come quando voglio andare? Ah, ti dice se dormi oppure no. Vai ora. Ok, ho capito. Influisce anche sull'orario del giorno. Perfetto. Siamo di nuovo qui e da... Ah, lì sopra c'è il pulsante per uscire la strada. Ruota, dotazione. C'è un altro tutorial. No, l'MG... Però lo voglio vedere com'è. Cioè, dai. È improponibile. Ok. Andiamo dal capo della fazione, facciamoci questa parlatina col capo della fazione. You heard from Samuel? Not since last week. I'm sure everything's fine. Fine. L'inferno, questo ci dà le missioni. Like a goddamn hurricane. Well, that doesn't mean anything. We're not sure. Our friend. Sta parlando con me, con lui in contemporanea. He used to be. Before he decided he'd rather live by himself. No great loss, if you ask me. He likes catching his own food. Says it keeps him closer to nature or something like that. And then he gives the furs and leftover meat to the camp. Never takes anything in return. I don't get it. Sounds like he knows how to take care of himself. Last week, he was down here hollering about running into a bunch of sentinels on his land. They said they carried away a couple of deer he caught, smashed up his traps, and then... This week, nothing. Potevano girarla un po' così, così parlare col torcicollo poi. Say the wrong thing to the wrong person. Well, you know. Yeah, I know. Say, where are his usual stomping grounds? He's typically around
to the southeast of Garden Mangrove. Northeastern part of Gairon. I'll see if I can find him. Thanks. Thanks a million. Ok, quindi abbiamo seguito un'altra missione. Vediamo cosa ci dice lui. Nuova missione, missione. Discuti. Come faccio a passare dal... Cioè, discuti, esci, ma non so come passare dal... Come andare sotto? Come ci vado a fare sotto? Vabbè, facciamo così. No man, how are you? Missing the comforts of home? Otherwise, not bad. Don't let those comforts control you. Listen, I've been tied up with some personal business, so I was hoping you would do me a favor. Sure, what's up? Rumor has it some old dog tags turned up just west of Howard Port. The fellow who discovered them said he found them on a skeleton out in the woods by a bombed out old Jeep. He didn't want to disturb the remains out of respect. Thing is, I think they belong to a Cold War buddy of mine. Cal was a good soldier and an even better friend. He saved my life half a dozen times. Sad we lost touch over the years and... Well, I'd just really like to know what happened. Yeah, I get it. We've both buried our share of friends. I'll check it out. I suggest searching just north of Grove's Pond. Shouldn't be too tough to find. It's near Gordon Slough over in the Sinking Country province. I'm on it. Fantasmi del passato. Quindi prendiamo tutte le quest qua dentro. Questo che sta facendo? E poi ci segna una quest con quel simbolo lì. E qua cosa c'è? Ah, carino. Beh, non è male come posto comunque. Bene. Direi che siamo arrivati alla conclusione del nostro gameplay, della nostra preview su questo gioco. Ci può andare? C'è il bagno? Sì, c'è il bagno! Con la tavoletta alzata. Pensavo ci fosse la turca, onestamente, però invece c'è il... No, è la turca col bagno. Un bagno turca. Ok, un turca bagno. Beh, direi che... Non so cos'è quel pallino lì, penso sia una quest... C'è una sedia, ci posso sedere, no? C'è un computer molto vecchio senza cavi, con la ventola che non gira. E infatti è spento. Ok, perché non funziona. Poi ci sono questi cavi qua che vanno a questo generatore. Healthy. Attenzione. Vuol dire che posso prendere qualcosa? No, qua non si può prendere nulla. E Ghost War PvP, ok, quella è la guerra del PvP. Vediamo se si può andare di qua. Sì. E credo che questo sia il PvP. Affronti i lupi, arrivederci. I'll see you later. Ok. The battlefield will need more blood. Makes the green grass grow. Right? Ok. Il PvP lo lasciamo per dopo. Bene, per to. Andiamo di qua. Questa dovrebbe essere la quest attiva. Oh. Hey. Who are you, man? Nomad. Who's left? Who made it? Hey, you just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Here. Here's another superpower. Can't find Midas. But Weaver,
relax, pal. We'll take care of it, all right? And the Wasp. Yeah. And with the comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Mad Shells, the big guy. He might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Go. Quante robe ci ha dato? Cioè, tanta roba. Perfetto. Andiamo lì. Prima di rilassarci, facciamo questo pezzettino di queste. Vediamo un po' cosa ci dice. Sarà un po' lungo questo gameplay, fatto apposta. Almeno how's your pal? Lo vediamo un po'. L'intro, diciamo così. You heard anything about a Lieutenant Colonel Walker? That the guy that works with the troops call themselves the Wolves? He used to be Skelltech's military advisor. Heard he was an operator. You know him? Yeah. Yeah, we met a couple times. You got a mean look in your eye. You got big plans? You know how I can get off this island? Right. And leave us regular folk to fend for ourselves, huh? Auckland is 2,000 kilometers away. It's an awful long way to run with your tail between your legs. I'm not running, Mads. The USS Wasp is a couple dozen clicks off the coast. If I can get there, I can come back here with some help. The Wasp, huh? Not sure I'm fond of the idea of a bunch of squids running around our island. Well, there are a couple of jarheads on board, too. Well, if that's the case. Look, I'll be straight with you. We know that we're no match for former spec ops. So some of our friends, homesteaders and Skell employees both, are leaving the island on a couple of boats. Can you get them protection on the Wasp? Absolutely. All right. I'll tell you where the boats are. Il negozio di Maria non è tanto bello, come nome. Cioè, ho capito che il negozio di Maria, la ragazza si chiama Maria, però... Ok, andiamo a vedere, ci dice di lasciare il campo e vediamo un po' cosa si apre quando lasciamo il campo. Mm.
Ogni volta mi devo fare tutta sta strada, no? Penso solo all'inizio, poi ti fa fare il teleport, no? Cioè ogni volta mi devo fare tutta sta camminata. E mi sa di sì. Perché questa è una fase di caricamento. Modello da guida. Fino ad ora hai giocato con una guida. Le icone di missione erano mostrate nell'HUD. No? Sì. Ok. D'ora in avanti la modalità guidata sarà disattivata e dovrai scoprire da solo gli obiettivi. Attiva quando vuoi la modalità guidata per un'esperienza più diretta. Ah, tu puoi fare così e lui in automatico, invece di stare lì a leggere le quest, ti dice dove sono le cose. Ok, obiettivo completato. Abbiamo lasciato Erewhon, come si chiama? Sì, avete capito. Prima di fare tutto, voglio provare il chopper. E poi veramente ci salutiamo. Ecco. No, non sale. Ah, ok, ho capito. Ma si può sparare? No. Beccheggia da solo comunque. Bello il fumo, il calore dietro nella coda, mi piace. Ah, questo no. Sì, è il fumo da dove sono partito io, no? O no? Si può atterrare sopra il tetto? Scusa, volevo fare il control per abbassarmi. Io cecchino tutti da qua e vinco, no? Se ci sono nemici. Andiamo? Eh sì. Ok. Vediamo un po'. No, 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 no! Non volevo, io volevo appoggiarmi, cioè avvicinarmi al bordo e prendere l'arma. E invece lui ha detto, no, scendo come se fosse. Vabbè, lo scavalco, va bene. Ok, va bene ragazzi e ragazze. Diciamo che per oggi è tutto. La finiamo qui con questa bellissima morte da stupido. E spero che vi siate divertiti, spero che vi piace il gioco, spero che sono riuscito a darvi una visione più completa del gioco che sta per uscire. E ricordatevi, questa è la closed beta. Speriamo, in teoria si fa in tutti i giochi, ci sarà anche un open beta, forse, non si sa, non lo sapremo. Seguiamo il forum, seguiamo i siti del gioco per vedere se ci sarà un open beta per tutti prima del rilascio del gioco. Sarebbe anche carina, così tutti possono provarlo prima di comprare il gioco. E spero che vi siate divertiti e come sempre siete mitici e alla prossima. Bye bye.